tutte canzoni che parlano di assenze. Prima Wish You Were Here, dedicata a Mangoni. Poi questa è dedicata al Faso. Al BBC News, dedicata a Faso. Pazzesco, sì. pazzesco. Notorious B.I.G. C'è un altro pezzo che parla di assenze? Sì, l'assenzio. Quando riascolto Puff Daddy non mi so più decidere se sia meglio Puff Daddy o P.D.D. Guarda, ma sai, mi hai rubato le parole di bocca. Tu chiamalo sempre Sean. C'è una confusione in testa. Io lo chiamo Sean. Chiamalo Sean. Però secondo me il momento più alto della carriera di Puff Daddy P.D.D. è stato insieme al momento più alto della carriera di Alicia Keys, quando hanno fatto la pubblicità di una crema antibrufoli, dove proactive, sì, dove c'era Bob, dico non è possibile, mi dice è possibile, e invece era lui che con la sua voce doppiato, perché era su un canale italiano, diceva: nel mio lavoro è importante essere sicuri di sé, del proprio aspetto, ecco perché io con una piccola imperfezione metto proactive. Ecco, allora scusa, tu mi dai proprio l'occasione per fare una critica qui a Pachi, perché Alicia Keys è stata qui in studio, io ho visto tutta l'intervista, ho ascoltato tutto e aspettavo la domanda sulla crema, ma perché hai fatto la roba di proactive? Non gliel'avete chiesto, non avete avuto gli attributi. Anche beh, quando è venuta qui era così bella, era così liscia, senza difetti. Per cui passiamo alla classifica delle lontane. Non può. Non c'è qualcuno, io non so fare il rumore della cioè, eccolo. Dolcetto o scherzetto? La classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che vengono a suonarti alla porta dicendo dolcetto o scherzetto. Classifica che è aggiornata a oggi. Ok. Ovviamente c'è tutto l'anno, però diciamo che negli altri mesi insomma non è che ci sia molto interesse. Tutto l'interesse si concentra oggi. Ok. E questo penso che sia molto triste, perché invece io penso che bisognerebbe interessarsi a Halloween. Secondo tutto te a metà giugno uno c'è in testa Halloween? Se sei intelligente, ad aprile sì, c'è se in sei testa intelligente, Halloween. Se invece sei nella massa, sei uno della massa, se ci tieni veramente a Halloween, bravo. La prova è il fatto che già verso maggio giugno non è che lo nomini tutti. Vediamo dal tra femminile. L'altro detto da uno che odia Halloween. Vediamo dal femminile, se Halloween fosse una femmina ci rimarrebbe male. Sì, bravo. Esatto, non si sentirebbe considerato. Ci sono rimasta male perché ad aprile mi hai pensato. Non detto che io sono. Prego. Okay. Allora, al settimo posto nella classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che suonano alla porta e ti dicono dolcetto o scherzetto. Questa è settima posizione. Settima posizione oggi. Oggi. Dargli una bottiglia di dolcetto. Magari a loro non piace molto, ma loro papà ci restano male, perché loro vorrebbero il dolce. Però il papà mica tanto. Papà mica tanto, ma loro cosa gliene frega? Perché dico io volevo un aspetto positivo. Va bene, infatti è settima. Al sesto posto dargli un dolcetto. Perché non se l'aspettano. Specialmente a casa tua, a loro vorrebbero farti lo scherzetto. Vorrebbero scherzetto. Al quinto posto nella classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che suonano alla tua porta e ti dicono dolcetto o scherzetto, dargli un dolcetto andato a male. Urca, che schifo. Quello è brutto. Così se ne accorgono dopo. Che quello che stanno pochino, male tipo 3-4 giorni. Però è effetto rallentato, insomma, ritardato. Sì, che è peggio ancora. Perché inizialmente credono che sia vero. Novembre, e poi dopo stanno male. Esatto. Vorrei spezzare una lancia a favore del quanto sono rock. Perché mi è venuto in mente adesso sentendo questa cosa. Ieri avevo un po' fame e ho mangiato una mozzarella scaduta da 4 giorni. Ma ancora posso buona. Dire che era abbastanza ancora buona, anzi, forse addirittura meglio. Al quarto posto dargli un dolcetto avvelenato. No, dai. Sì, se è la classifica delle cose peggiori. Linus. Ma sei veramente. Ma tra l'altro, cioè, non è che lo dico io, è una classifica del pubblico, stilata dal pubblico. Ma che gente c'è in giro allora? Cioè, chiedono, secondo voi, cos'è la cosa peggiore da fare ai bambini che suonano alla porta? Io sapevo che era stata fatta chiedendo a dei bambini professionisti qual è stata la peggiore esperienza che vi hanno fatto. E queste le risposte. Siamo arrivati al. Eravamo al quarto posto, che era dargli un dolcetto avvelenato. Sì. Io metterei un faccio pezzo dopo che andiamo non avanti. Ah, no. Al terzo posto, nella classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che ti suonano alla porta e ti dicono dolcetto, dolcetto. Mandarli a fanculo ma con la porta chiusa. Da dietro alla porta. Andate via! Secondo me questo è abbastanza diffuso, si fa abbastanza. Sì. Conosco io gente lo faccio che in la un'altra occasione, ma non la posso dire. Siamo nell'Olimpo, siamo perché
perché se eravamo al terzo posto, al secondo posto nella classifica delle sette cose peggiori da fare ai bambini che ti suonano alla porta e ti dicono dolcetto o scherzetto, mandarli a fanculo con la porta aperta. Urca, in faccia, faccia proprio. In andate faccia. A fanculo! Con coraggio! Ai poveri bambini! E al primo posto. In questa classifica fare finta di non essere in casa è bellissimo, che è quello che secondo faremo noi. Ma sono bella. Furbi i bambini, lo sanno che sei. No, perché sono ingenui. Vi ascolto dall'isola di Guadalupe, scrive un'ascoltatrice dei Caraibi, dove cominciamo fra due giorni la specializzazione di medicina. Mi sentivo sola appena arrivata, ma ora con voi mi sento molto meglio. Grande. Ma nel senso che a Guadalupe c'è un ambiente medico ricco e lei si... Beh, evidentemente qualche forte. Scuola anche da quelle parti lì, la gente va a studiare nei posti più impensabili. Mazzesco. Questi si chiamano Kasabian. Questi erano Kasabian featuring LL Cool J and Rocco Tanica. Mi piacciono tanto. Insomma, è un gruppo che non mi piace tanto, anche perché hanno scelto questo nome, secondo me, con un po' di cattivo gusto. Sì. Però devo dire che questo inserto finale di pianofortino è una bella cosa che hanno fatto questi casi. È un momento un po' rivoluzionario per la musica questa, in cui tanti stili si incrociano, sì, no? Ma poi ultimamente c'è questa tendenza di mettere, sai che poi lo fa uno solo lo fanno e tutti, poi lo fanno tutti perché sì, è lo stile. Come hai sentito diciamo, prima lo facevano già i Pink Floyd negli anni, esatto, anni 70, esatto, solo che l'avevano tenuto da parte quella versione. Ma devo dire, i Kasabian mi sono saliti nella considerazione più ancora di quanto non li tenessi in considerazione prima, da quando si sono esibiti alla Casa Bianca. non riuscivo a dirlo bene, alla Casa Bianca. Questo è cordialmente, anzi cardialmente, Gigi Oneggiaro, tutti i lunedì sera su Radio DJ e replica la domenica sera. È il momento della fiaba, visto che si è fatta una certa sera. Anche lunedì prossimo allora. Certo. Ma tra l'altro ti dico una cosa che forse ti lascerà anche un po'. E io lunedì prossimo non ci sono. Ancora! Per cui... Anch'io, Wallino, sai che c'è un impegno anch'io lunedì prossimo. A parte gli scherzi, ho l'incubo della telefonata dall'aeroporto di New York. È bello invece! Perché tutti gli anni. Ma sei a correre? Domenica c'è la maratona e tutti gli anni mi beccate mentre sono in attesa dell'aereo che sta per partire e puntualmente si sente malissimo da quel cavolo di aeroporto e faccio sempre la figura del rincoglione. Ma perché in americano degli aeroporti un po' che fanno cagare, diciamo. Non va bene tanto per telefonare. Voglio dirtelo però, Linus, siamo noi che con il tasto facciamo acceso spento, acceso fuori, spento, acceso spento e facciamo finta che si senta male. Ma registra prima di fare la maratona, fai una telefonata? Esatto, fai una tua ipotesi, poi se vediamo. Se volete la facciamo anche adesso. Sì, sono abbastanza prevedibile. Ne puoi fare una simulata che tipo che stai correndo. Ragazzi, ma non andavi in bici tu adesso ultimamente? Anche oggi sono andato. Ah sì? Era una bella giornata. Ah, però corri sempre lo stesso. Faccio tutto quello che si può fare, basta non lavorare. È il momento della fiaba, questa è Radio DJ. Uè, ciao a tutti bambini e ciao a tutti fedeli ascoltatori della fiaba brutta della buonanotte, che questa sera è intitolata L'orso panda e l'orso corso. Cominciamo. Un giorno in Irlanda un orso panda pandava a zonzo. L'orso panda è tanto tanto carino, ma sa fare solo due cose: mangiare germogli di bambù e pandare. Il miglior amico dell'orso panda era l'orso corso. Giunto a questo punto della storia, devo specificare che l'orso panda di cui stiamo parlando non era il classico panda, quello del WWF per intenderci, ma un normalissimo orso bruno che si chiamava Panda. Continuiamo. L'orso corso, il miglior amico dell'orso panda, si chiamava in realtà Bruno, ma lo chiamavano tutti Corso a causa di una vaga rassomiglianza con Mariolino Corso, il celebre calciatore dell'Inter degli anni 60 e 70, detto il piede sinistro di Dio. L'orso corso era effettivamente originario della Corsica, ma questo fatto non aveva nessuna influenza sul suo soprannome. Continuiamo. L'orso panda aveva una panda, ma questo non c'entrava assolutamente niente con il suo nome, con cui pandava a zonzo tutto il santo giorno, sperando di incontrare l'orso corso, di cui era segretamente innamorato.
finché un giorno finalmente lo incontrò, nel senso che lo investì con la sua panda lungo il corso principale. L'orso panda soccorse l'orso corso che giaceva sul corso, poi si accorse che una benda era un soccorso troppo scarso e corse via lasciando l'orso corso sul corso in balia di una banda di panda sbandati. E tutto questo naturalmente by i vostri Elio e le storie tese e i migliori sogni d'oro.